Operazione controllo dell'olio. Numero 1, munirsi di imbuto. Numero 2, ecco l'importanza del perché tenere il cofano motore libero il più possibile, cioè accessibile il più possibile. Cazzo, ho visto gente che aveva il biliardo, cioè, hanno messo di tutto, dei cofani qua sopra per appoggiare l'impossibile, televisori, frigoriferi, il biliardo, il calcetto, proprio questa è cassettina, tac, spostare cassettina, ricordarsi di aver messo la cassettina lì di dietro, perché mi è già capitato diverse volte di dimenticarla. Aprire il cofano, cosa importantissima, questi, metterli di qua, questo, metterlo di qua, perché altrimenti quando poi chiudi questo, no? Quando si chiude il cofano, questo rimane incastrato nei braccini delle cinture di sicurezza. Caldo estremo, ho appena fatto 6 chilometri e tra l'altro l'ho anche appena aggiunto perché mi segnava rosso e quindi adesso pensavo di aggiungerne ancora un po'. Il check-in mi sembra che sia a posto, però adesso I show you. Quindi, allora, sto preparando per la partenza. Questo è il giaciglio, non so se si vede, no? Beautiful, no? Fammi vedere, è bellissimo, dai, capito? Ci vorrebbe magari la sedia da questa parte per condividere il tavolo, però it's ok, perché diversamente là c'è il buco dello scalino, insomma sarebbe da preparare una piccola pedana per riparare quel buco, cioè per coprire quella mancanza, no? Per permettere al materasso di rimanere flat, e quindi invece così rimane flat e due persone ci stanno ottimamente. Ok? Bene, quindi abbiamo detto che questo bisogna tenerlo abbastanza libero, quanto libero possibile, magari metterci giusto una cassetta per metterci quattro minchiate dentro, senza evitare di mettere chi il televisore, chi il frigorifero, chi la PlayStation, chi il biliardo, il calcetto, il flipper, insomma ognuno. Bene, adesso ecco il motore si è anche raffreddato, avrei potuto già metterlo prima, come in effetti ho fatto. Però dunque ora bisogna mettere l'olio. Per mettere l'olio ne ho già messo prima un chilo e forse 200 grammi, forse 300, e quindi niente, passo dall'altra parte e con l'imbuto inserisco ancora un po' di olio. E quindi è importante tenere quella parte aperta, cioè di libero accesso. Ecco, questo è quanto. Adesso l'olio che ho messo, cazzo, prima mi ha segnato appunto che mi mancava, no? E adesso che l'ho messo, che già ne ho aggiunto, mi sembra che la macchina sta già respirando meglio, fuck. Però il meccanico, ho chiesto al meccanico, c'è l'olio a posto? Sì, a posto. Però considerando il meccanico che ho, è bravissimo, però a volte un po' meccanico, no? Quindi qui abbiamo il nostro bell'imbutino
perché prima l'ho messo, avevo un altro imbuto alla cazzo e mi è uscito un po' di olio anche sulle parti lì delle, no? Sopra la testata. E invece adesso con questo qua, beautiful, nice and clean. Una volta operata l'operazione dell'aggiunta dell'olio, si controlla ovviamente l'asticella, ma siccome io l'ho già controllata prima e questa era un chilo extra di olio, praticamente ero veramente senza. Ecco, si richiude tutto l'ambaradan. Si rinchiude l'ambaradan facendo cura che le due asticelle come si chiama? Sedia a rotelle qua, delle bretelle sia giù. Quindi adesso si tirano su, questo si sistema e il gioco è pressoché a posto. Capito? Dov'è quest'altro Cristo? Mannaggia la miseria. Ok, rete, ma vai a fassere. Ok, dopodiché si prende qua la nostra famosa crista, la cassettina. La corda non ci serve. La cassettina la mettiamo qua sotto. Capito? Practical, effective, and that's it. Cazzo, era veramente senza olio. Fuck it. Oh, che bello piove. Bene, ok, dai. Questo a posto, questo a posto, questo sistemiamo. That's it. Per ora siamo ok. Chi la sposto dopo.